Dunque, oggi parleremo di rinoplastica. La rinoplastica è l'intervento in assoluto, per quanto mi riguarda, più bello e più scultoreo della chirurgia estetica. Negli ultimi 30 anni la rinoplastica si è evoluta enormemente, nonostante debba molto, come tutta la chirurgia, a quanto studiato e esaminato nel passato, e soprattutto in rapporto alle tecniche di chirurgia aperta del naso e in rapporto alla rinoplastica strutturale. Diciamo subito in apertura che la rinoplastica e il naso costituiscono un unicum dal punto di vista estetico e dal punto di vista funzionale. Non è possibile quindi scindere le due cose e trattare un naso solo esteticamente o solo funzionalmente se è richiesta una modifica estetica. Da questo si evince che il chirurgo nasale, quello che oggi intraprende ciò che modernamente chiamiamo lavoro nasale, e cioè nasal job degli autori anglosassoni, deve essere uno solo e deve saper attendere al ripristino funzionale, oltre che al ripristino estetico del naso del paziente. Oggi parliamo più frequentemente di un rimodellamento del naso piuttosto che di una rinoplastica demolitiva o sottrattiva o di riduzione. Questo perché si è visto negli anni, soprattutto grazie ai progressi della chirurgia aperta, che la struttura portante del naso è fondamentale per garantire un risultato duraturo nel tempo. Il paziente di rinoplastica oggi può più che in passato, anche grazie a tecniche semplici di tipo informatico computeristico, dare un'idea al chirurgo in base alla simulazione che il chirurgo può fare a studio del progetto del naso che dovremo raggiungere. Il paziente può avere un'idea di quello che succederà dopo la sua rinoplastica, idea che naturalmente è sempre di massima indicativa per evidenziare quelle che sono le sue esigenze e verso le quali il chirurgo dovrà precisare quello che è realmente possibile fare e quello che invece è impossibile fare. Dal punto di vista funzionale, è importante tenere presente che la rinoplastica deve essere rigorosamente, è abbastanza ovvio ripeterlo per gli addetti ai lavori, extra mucosa, sia che trattiamo il naso con una rinoplastica chiusa, chiamiamola così classica, che con una rinoplastica aperta, la dissezione nasale deve preservare la funzione mucosa nasale e quindi deve essere totalmente al di fuori della mucosa nasale, deve essere extra mucosa. Non propendo personalmente per nessuna delle due tecniche in maniera dogmatica di principio, cioè per la rinoplastica aperta o per quella chiusa, e uso indifferentemente i due tipi di approccio a seconda delle necessità del caso e delle esigenze del paziente. È ovvio che la rinoplastica aperta può trattare meglio casi più complessi, soprattutto casi di reinterventi secondari o terziari. Dal punto di vista di quello che riguarda più strettamente il paziente, in questo intervento che può essere generalizzato in alta competenza tecnica, cuore come in tutta la chirurgia, e capacità artistiche di interpretazione artistica e capacità artigianali del chirurgo, il paziente viene in genere di solito in genere operato in day hospital con dimissione in giornata. Il tamponamento nasale è oggi abbastanza poco comune, tranne che nei casi più complessi di trattamento del setto, dei turbinati, di altre strutture perinasali. Oppure è temporaneo e dura soltanto 24-48 ore. Un mito da sfatare assolutamente è il dolore che si prova a togliere i tamponi, che impressiona tanti pazienti. Invece il dolore allo stamponamento di questi, la rimozione di questi tamponcini estremamente piccoli e delicati è totalmente nullo, zero. Vi ringrazio.